Prima di incominciare, cioè, vorrei semplicemente ricordare un dato per me molto importante. L'università non è un luogo dove si fa ricerca scientifica o dove si impartisce la didattica di qualità, ricerca scientifica e didattica di qualità. L'università è una comunità all'interno del quale si deve formare evidentemente la personalità degli studenti universitari. I professori universitari, i ricercatori, sono anche educatori e quindi contribuiscono alla formazione di una cultura e di una coscienza civica fortemente innervata sul terreno della legalità e della lotta contro le mafie, più corretto dire le mafie, la corruzione, l'illegalità, l'acquiescenza o condotte omertose rispetto a situazioni di illegalità. E diciamo che questa è anche una funzione fondamentale che deve svolgere l'università e quindi sono particolarmente lieto che questa iniziativa sia provenuta non dall'università in quanto tale, ma da una delle tre componenti fondamentali dell'università, che è proprio la componente degli studenti e, nel caso concreto, la componente che si richiama ad Aria Nuova. E questo è un elemento, a mio avviso, estremamente positivo ed estremamente importante, ma è perfettamente connaturato all'essere università. Università significa scambio e maturazione di cultura e di educazione e cultura anche della legalità. Peraltro, già alcuni anni or sono noi abbiamo promosso nell'ambito dei corsi culturali di contesto una serie di cicli di formazione proprio di educazione e cultura della legalità, ne abbiamo fatte parecchie edizioni, in cui i docenti non sono stati professori universitari, ma sono stati rappresentanti del mondo della magistratura, delle forze dell'ordine, oppure docenti che avevano acquisito una esperienza specifica diretta nell'ambito della lotta alla mafia e comunque alla criminalità organizzata. Mi avvio subito alle conclusioni perché gli interventi di saluto ovviamente devono essere brevi. E ricordo una frase di Giovanni Falcone. È stato ricordato Giovanni Falcone, così come nello stesso anno purtroppo ci fu l'attentato anche a Paolo Borsellino e con loro morirono anche numerosi uomini delle forze dell'ordine che erano la scorta e anche questo è sempre un elemento che va ricordato e va onorato ovviamente anche la memoria di persone che servono la patria. E aggiungo anche una frase appunto di Falcone che diceva: avete chiuso cinque bocche, ma nel frattempo ne avete aperte altre 50 milioni. E così, in genere, Falcone interrompeva chi gli faceva notare il devastante potere della mafia, chi gli faceva notare che poteva trattarsi di una lotta apparentemente impari, ma così non era, secondo Falcone. Ma non è stato così nemmeno quando hanno chiuso la sua bocca, perché se ne sono aperte molte altre e non è casuale ricordare che nel 92, ma negli anni anche immediatamente a venire, ci sono stati momenti di straordinaria unità del paese. Non è un caso anche ricordare che le stragi di mafia nel 92 intervennero non casualmente nel 1992, ma intervennero anche in un momento di forte debolezza del sistema istituzionale, del sistema politico e del sistema economico. Eravamo anche in presenza di una piena crisi economica del sistema istituzionale. Si stava assistendo al passaggio dalla prima alla seconda Repubblica. Tangentopoli era emersa nel suo complesso. La mafia rialza la testa soprattutto quando avverte che lo Stato è debole. Ecco perché queste occasioni sono importanti non tanto come celebrazione, ma come monito per il futuro, cioè come percorso, come agenda da fare per il nostro futuro. Ora, la presenza di Maria Falcone a Foggia ha spinto su proposta
iniziale di Aria Nuova che è stata fatta mia e l'ho portata in Senato accademico anche perché non c'era la legittimazione nella proposta di proporre il sigillo dell'università a Maria Falcone, ma l'ho fatto veramente con molto piacere e l'ho fatto essenzialmente per due motivi. Il primo è perché Maria Falcone rappresenta la prova vivente di quanto dicesse suo fratello, e cioè che gli uomini passano, ma le idee restano, perché restano le loro tensioni morali e perché continueranno a camminare appunto sulle gambe di altri uomini, così ci ha detto Maria Falcone prima. Ma l'ho fatto anche per un secondo motivo, perché ritengo che l'università debba sempre ribadire con forza, ma anche con passione, il proprio no alla illegalità, al malaffare, all'arroganza, alla prevaricazione, alla applicazione per alcuni delle regole e in altri casi invece alla interpretazione delle regole a seconda dei casi e a seconda delle opportunità. E per questo motivo che l'Università di Foggia, che ho l'onore di rappresentare in qualità di rettore, conferisce il sigillo dell'Università Maria Falcone non solo perché è onorata della sua presenza, ma soprattutto, lo ripeto per l'ennesima volta, perché è orgogliosa del fatto che a organizzare l'incontro siano stati proprio gli studenti. E questa è una dimostrazione provata che i giovani aspettano solo di essere messi alla prova, aspettano l'occasione per dimostrare che sono il meglio che della società che li circonda, e su questo conto molto, contiamo molti tutti, perché in questo modo, ovviamente, soltanto così noi possiamo crescere, non soltanto da un punto di vista socio-economico, ma e soprattutto in questo caso da un punto di vista civile. Per cui adesso ho l'onore di consegnare il sigillo dell'Università di Foggia alla professoressa Maria Falcone. Grazie, grazie al Rettore, grazie come sempre ragazzi, perché voi siete stati i propulsori di questa bella cosa. Ho in fondazione tantissimi, posso chiamarli cimeli, di questa attività in giro per l'Italia, ma questo lo terrò proprio sulla mia scrivania, assieme alla targa che ha portato l'anno scorso Piero Grasso del Senato della Repubblica, ma posso dirvelo, questo mi è più caro. Mi è più caro. Piero non si offenderà. Mi è più caro perché viene dall'università. Io so quanto sia importante, ragazzi, lo studio, non per farvi il solito preticozzo, ma sicuramente perché è attraverso la cultura che possiamo meglio formare la nostra mentalità. Vedrete proprio nel filmato come Giovanni dice proprio questo all'inizio, che passava i suoi momenti liberi nella biblioteca proprio di famiglia, perché mio padre allora amava tanto la lettura, avevamo una grossa biblioteca. Quindi ragazzi, questo è un sigillo dell'università, ma è un sigillo anche della mia attività. Me lo terrò sempre molto caro, mi ricorderà questa giornata, i volti vostri, ma io spero che no, questo giorno non lo ricordi solo io, ma lo ricordiate voi. E quando fra qualche anno penserete ad oggi, sapete ragazzi, gli anni passano velocemente, purtroppo. E quando ripenserete a questo giorno, penserete che qualche cosa è scattato proprio allora nella vostra mente
E io vorrei ricordare proprio una frase di Giovanni ai miei figli, quando gli chiedevano: ma noi zio cosa possiamo fare contro la mafia? Lui, che aveva una religione, e lo sentirete sempre nel filmato, la religione del dovere, rispondeva loro con una cosa che allora mi sembrava molto, quasi troppo semplice. Ma lui diceva: fate solo e semplicemente il vostro dovere. Il vostro dovere oggi di ragazzi che studiate, domani di papà, di mamma e di famiglia, di uomini e donne nelle varie professioni, solo e semplicemente il proprio dovere. Sembra facile, ma non lo è. Professoressa Falcone, anche il sindaco di Foggia vuole porgerle un suo saluto. In questa bellissima sala arricchita dal sorriso e dalla presenza di tanti giovani, di tanti ragazzi e ragazze, è per me davvero un privilegio porgerle il saluto in questa nostra città. Una città che le parole sempre precise e puntuali di Sua Eccellenza il Prefetto le hanno presentato, ma che io voglio in qualche modo ulteriormente renderle noto. Renderle noto attraverso il percorso che stiamo facendo su questo tema della legalità, che è un tema che non può essere lasciato alla quotidianità, ma deve essere il tema essenziale. Lo stiamo facendo, ad esempio, commemorando la figura di Giovanni Panunzio, che lo scorso 6 novembre abbiamo ricordato scoprendo una stella in pietra con un inciso, una frase che sicuramente le è nota perché è di suo fratello. Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. Abbiamo scelto quella frase per connettere il destino di un uomo coraggioso a quello dell'intera città, perché Foggia tutta che non vuole piegare la testa di fronte alla violenza e all'oppressione della mafia, perché riconosciamo nel sacrificio di Giovanni, come in quello di Francesco Marcone e di tutti i nostri concittadini che hanno perso la vita per mano criminale, uno degli eventi basilari della nostra comunità. Come è stato ricordato, il Sole 24 Ore ha rilevato leggerissimi miglioramenti della qualità complessiva della vita, ma ci ha segnato, ai noi, il drammatico primato negativo rispetto alle estorsioni subite dalle nostre aziende e dai nostri concittadini. Gli estorsori, gli usurai, i rapinatori ci rubano il presente e ci possono rubare, ma non ci devono riuscire, il nostro futuro. Essi impoveriscono materialmente e moralmente la nostra comunità. Allontanano dalla nostra terra le imprese e le competenze, spesso quelle dei nostri giovani che scelgono di costruire lontano da Foggia il proprio destino. Non possiamo rimanere inermi. Insieme alle istituzioni territoriali e statali, che io ringrazio quotidianamente per il lavoro che fanno, alle istituzioni civili, alle rappresentanze dello Stato a tutti i livelli, alle imprese, alle scuole, alle organizzazioni civili, dobbiamo promuovere e realizzare attività di sostegno alle vittime e di educazione alla legalità. Abbiamo sollecitato il dibattito su questi temi per costruire nuove consapevolezze. Quello di oggi è uno dei punti essenziali. Così come stiamo lavorando per la consulta della legalità, i cui forum preparatori hanno coinvolto centinaia di associazioni. E siamo tra i promotori e sostenitori morali della nascente associazione anti-racket, che dovrà, pur tra mille difficoltà di un sistema imprenditoriale vessato e spaventato come pochi in Italia, essere costituita, perché in Capitanata, come è ormai noto, operano associazioni mafiose tra le più pericolose e sanguinarie d'Italia. Dobbiamo restituire piena fiducia alle imprese, ai cittadini, ma dobbiamo moltiplicare il nostro impegno quotidiano. Stiamo tessendo fili di solidarietà e di memoria, contando su un nuovo e positivo clima che si respira in città, e questa di stamani è davvero, Eccellenza, aria nuova che sta
in questa città. Le istituzioni sono vicine tra di loro e si saldano con l'associazionismo per aiutare i cittadini a comprendere questa reale portata di un fenomeno che dobbiamo sradicare dal nostro territorio. Foggia ce la farà, perché non accetterà la sconfitta civica e morale auspicata dai mafiosi e si occuperà del futuro dei suoi più giovani concittadini. Poco fa Felice Piemontese ha detto di essere innamorato di Palermo. Lei ha detto, e ho percepito, spero di innamorarmi anch'io di Foggia. Io le voglio lasciare un pegno d'amore che è il sigillo della nostra città, una città amata da tanti uomini e donne che stanno in questa sala e che io voglio ringraziare, forse più amata da quelli che vengono da lontano e che noi concittadini di questa città dobbiamo amare più di, ancora di più. Grazie a tutti voi. Beh, tutti doni preziosissimi quest'oggi. Beh, stressa. Mi sento proprio foggiana, si dice foggiana. Sì, 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 foggiana. Giusto? Sì. No. Giusto, giusto. Noi la sentiamo. Va bene. Dico, mi sento foggiana oggi e lo rimarrò per gli anni futuri. Ho già tante cittadinanze onorarie. Questa me la porto nel cuore sempre, perché non sono gli adulti, ma nasce, continua a essere monotona, nasce proprio dai giovani. E io mi auguro che quando verrò fra qualche anno, questa città, questi ragazzi che oggi ci sono, domani saranno più grandi, l'avranno cambiata, in maniera che le nuove statistiche diranno che tutto il Sud sta risalendo a poco. Allora, accogliendo questa sfida, ragazzi, noi adesso vediamo questo video che ci ha portato direttamente la professoressa Falcone. Sono nato in uno di quei quartieri ieri nobili, oggi più disgregati della vecchia Palermo, dove ho vissuto fino all'età di 21 anni. Mio padre era una persona seria, onesta, legata alla famiglia. Mia madre una donna energica, autoritaria. Entrambi furono genitori che da me pretesero il massimo. Con il 7 e gli 8 la mia pagella veniva considerata brutta. Il tempo lo trascorrevo nella biblioteca di famiglia,
divorando libri d'avventura, storie di Francia, di Sicilia. Dopo il liceo entrai all'Accademia Navale. Volevo laurearmi in ingegneria, ma mi spedirono allo Stato Maggiore perché dicevano che avevo attitudine al comando. Mio padre non ostacolò questa scelta, ma mi iscrisse d'ufficio in legge e nel 1961 mi laureai con 110 lode. Tentai così il concorso per entrare in magistratura, che vinsi senza alcuna raccomandazione. A 26 anni ero pretore a Lentini con uno stipendio di 110.000 lire al mese. Poi il trasferimento d'ufficio a Trapani con la qualifica di sostituto procuratore, dove scoprii progressivamente il penale. Era la valutazione oggettiva dei fatti che mi affascinava. L'organizzazione mafiosa si articola in famiglie. Ogni famiglia è composta da vari uomini d'onore. Ogni famiglia ha mediamente una cinquantina di uomini d'onore, ma altre ne hanno parecchi di più, anche 200. Quello che è importante rilevare è che l'uomo d'onore non è l'ultimo gradino di una scala gerarchica, ma è già di per sé un personaggio di notevole importanza nel controllo del territorio, che accanto a sé come satellite, a parte familiari e amici, tanti terminali della malavita comune che possono essere orientati e diretti da lui. Anni fa, durante la guerra, ci trovammo sfollati a Corleone, in casa di alcuni parenti. Mamma era nata lì. Corleone. No, quell'episodio non ha avuto un peso particolare nelle mie scelte future. Certo, era il paese nativo di Luciano Liggio, ma in casa di mio padre non si parlava mai di mafia. Tornato a Palermo ottenni di potermi misurare con l'attività di giudice istruttore. Che idea avevo allora della mafia? Allora ogni fascicolo giudiziario era un fatto a sé stante, una storia nata in un certo punto e conclusa in un altro. Ci sfuggiva la veduta d'insieme, l'unicità del fenomeno. Istruii molti processi per delitti di mafia. Il lavoro non mi metteva paura e neppure i mafiosi. Già avvenuti delitti gravissimi e a tutti ormai era chiaro un messaggio inequivocabile. Più si indaga seriamente sulla mafia, più si corrono pericoli di vita. We'll be right back.
Quando fu assassinato Carlo Alberto dalla Chiesa in via Carini, sul luogo della strage qualcuno tracciò la scritta: «Qui è morta la speranza dei palermitani onesti». Frase disperata, pessimistica. I palermitani onesti, molti di più di quanti si possa immaginare. Sarebbe assurdo sostenere che paura non se ne prova. Ci sono dei momenti in cui la paura si prova. L'importante è che assieme alla paura ci sia il coraggio. Lei ha detto, pare che abbia detto, il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo significa che non ha paura? L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza. Le abitudini peggiori del Palazzo di Giustizia a Palermo: il pettegolezzo da comare, le chiacchiere da corridoio, una riserva mentale costante. Di me hanno detto: affogherà nelle sue stesse carte, non caverà un ragno dal buco, ama atteggiarsi a sceriffo. Ma chi si crede di essere il ministro della giustizia? No, io ho la coscienza tranquilla. Nel ruolo di accusatore non ho mai prevaricato i diritti della difesa, né sono mai ricorso a strumenti che non fossero propri del giudice. Un interrogatorio è una partita a scacchi, un confronto fra intelligenze. Bisogna compenetrarsi fino in fondo in chi ci sta di fronte, pur sentendosi sempre giudice. Bisogna capire, ma capire non è perdonare. Eppure ho sempre rispettato persino chi ha ordinato decine di delitti. Mai dimenticare che anche nel peggior assassino vive sempre un barlume di dignità. Fenomeno mafioso non è comune, non è il brigatismo, non è la solita criminalità, perché la solita criminalità la polizia se ne intende, la combatte bene. Il fenomeno mafioso è qualcosa di più importante nella criminalità. È la criminalità più l'intelligenza e più l'omertà. Thank you.
La luna una vicia mie vui la viti, i da l'argento e vui l'oro portati, i da la luce spanni, i da la luce spanni. Ricordo la felicità di Falcone e di tutti quelli che lo affiancavamo quando in un breve periodo di entusiasmo conseguente ai dirompenti successi originati dalle dichiarazioni di Buscetta egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze, rompendo i sentimenti di accettazione della convivenza con la mafia, che costituiscono la vera forza della mafia. Morì, è morto assieme a sua moglie, gli agenti della scorta, e allora tutti si accorgono quali dimensioni ha questa perdita, anche coloro che per averlo denigrato, ostacolato e talora odiato hanno perso il diritto di parlare. Nessuno tuttavia ha perso il diritto, anzi il dovere sacrosanto, di continuare questa lotta.
Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Caro Falcone, tu per la tua vita hai scelto un mestiere rischioso, difficile. Secondo me lo sapevi a quali pericoli andavi incontro. Nel mondo c'è troppa disoccupazione, per pochi soldi si uccide una persona o più. Io penso che in paradiso ti troverai meglio che su questa terra schifosa. Tu hai fatto il tuo dovere nel trascorrere la tua breve vita. Tutti siamo molto dispiaciuti per la tua morte, perché sei stata una bravissima persona e si è battuta per un po' d'ordine in Sicilia e in tutta Italia. Thank you.
In cosa credo? Sembra sciocco. In una frase di Kennedy, letta in un posto di polizia all'aeroporto di Milano, diceva pressappoco così: occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi. In ciò sta l'essenza della dignità umana. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano.
restano le loro tensioni morali che continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Ognuno di noi deve continuare a fare la sua parte, piccola o grande che sia, per contribuire a creare in questa Palermo, una volta felicissima, condizioni di vita più umane. Perché certi orrori non abbiano più a ripetersi. Semplicemente un grazie, grazie per questa emozione. Grazie. Grazie, lo dobbiamo dire purtroppo solo a loro. Loro che commentare questo filmato, ragazzi, che vi fa vivere una pagina della storia italiana che per fortuna voi non avete vissuto, mi fa rivedere un'Italia che non era Italia, l'Italia che oggi conoscete, anche se con tutte le sue difficoltà, con tutti i suoi problemi, quella era un'Italia che non vogliamo più vedere. Ed è per quello che ci dobbiamo impegnare, perché ciò non accada più. Sono immagini di Israele, sono immagini dell'Iraq, del Libano. Non possono e non dovevano essere pagine italiane. Eppure, ragazzi, accanto a tanto scoramento c'è un'immagine che avete vista